la tua domanda nei bandi PORFest 2014-2020. Hai letto il bando e sai quali sono le regole? Hai scritto il tuo progetto e hai recuperato tutti i documenti richiesti? Ora devi compilare la domanda. Tutte le indicazioni le trovi nell'articolo Termini e modalità di presentazione della domanda, dove è indicato anche il termine per la presentazione e l'elenco dei documenti da presentare. Per accedere, prima di tutto devi ottenere user e password. Lo puoi fare facilmente collegandoti a questo link e seguendo tutte le indicazioni. E se hai bisogno di aiuto, consulta questa breve guida, manuale utente GUSI per il FESR. Inserimento nuova domanda. Una volta ottenute le credenziali, sei pronto per iniziare. Accedi alla piattaforma a questo indirizzo e fai clic su Inserimento nuova domanda. Ti verrà chiesto di selezionare il programma operativo, cioè Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR, e di indicare il codice fiscale della tua impresa. A questo punto dovrai selezionare il tipo di domanda che intendi presentare, l'azione ed il bando. Nella pagina principale della domanda troverai un dato importante da ricordare, ossia l'ID domanda. Salvalo e conservalo, poiché è con questo codice che potrai ricercare la domanda mentre è in compilazione, chiedere informazioni agli uffici dell'agenzia o segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema. La pagina principale e i tasti in SIU, Sistema Informativo Unificato. Nella pagina principale trovi l'elenco dei quadri da compilare e lo stato in cui si trovano. Bollino rosso se da confermare, bollino verde se già confermati. Alcuni quadri richiedono maggior tempo nella compilazione, poiché vi sono sottoquadri e dettagli che dovrai valorizzare. Ricorda, se il quadro anomalie viene visualizzato in rosso, non ti sarà possibile confermare la domanda. Mentre compili, puoi utilizzare il tasto Controlla per verificare di procedere in modo corretto. Altri tasti importanti che devi tenere presenti sono Ritorna, per tornare alla schermata precedente. Conferma, per confermare i quadri in cui non devi inserire nulla di nuovo o per confermare i dati caricati. Aggiungi, per inserire voci di spesa, dati, eccetera. Vediamo ora i quadri da compilare. Ci soffermiamo in particolare su quelli che richiedono maggiore attenzione e che sono previsti per tutti i bandi. Per gli altri ti invitiamo a consultare la breve guida per la presentazione delle domande di sostegno. Anagrafica è il quadro in cui vanno inseriti tutti i dati del soggetto che vuole presentare la domanda. Alcuni dati li troverai già precompilati, altri dovrai inserirli tu. Per fare questo ti servirà una visura camerale e i dati di contatto della tua azienda. Selezionando il tipo di soggetto, il sistema modificherà i dati obbligatori che sono evidenziati da un asterisco. Per alcuni dovrai utilizzare il tasto Cerca, così da inserire i dati richiesti. Rappresentante legale e firmatario. Per ogni domanda deve essere indicato il legale rappresentante dell'impresa richiedente. È sufficiente inserire il codice fiscale e cliccare su Cerca. SIU recupererà dall'anagrafe tributaria alcune delle informazioni. Ricorda di verificare sempre i dati e di inserire quelli mancanti. Una volta aggiornato il quadro, clicca su Conferma e designa come rappresentante legale per collegare il soggetto all'impresa partecipante. Solo per i bandi dove è previsto, il firmatario della domanda potrà essere diverso dal legale rappresentante. In questi casi troverai il quadro Dati del firmatario, dove dovranno essere inseriti codice fiscale, nome e cognome e ruolo in base al quale firma, ad esempio il procuratore. Dimensione dell'impresa, associate, collegate. I bandi PORFESR sono essenzialmente rivolti alle PMI, micro, piccole e medie imprese come definite dall'Unione Europea. Per questo nel sistema troverai uno specifico quadro in cui indicare i dati di eventuali imprese collegate o associate alla tua. Per procedere alla compilazione ti consigliamo di tenere presenti i documenti citati all'articolo 4 del bando, relativo ai soggetti ammissibili. E se hai qualche dubbio, puoi sempre consultare la guida della Commissione europea. Cliccando su Aggiungi, puoi inserire le imprese che ritieni collegate o associate. Per quelle italiane, il sistema verificherà l'esistenza del codice fiscale da te indicato, recuperando ragione sociale e partita IVA.
Per le società estere dovrai indicarli tu. Dati specifici. Assieme al quadro interventi, questo è il cuore del progetto. Fai perciò molta attenzione alla sua compilazione e prenditi tutto il tempo necessario per inserire i dati. Quanto richiesto in questo quadro potrà infatti servire all'agenzia per verificare i requisiti di ammissibilità, monitorare i tempi di attuazione ed avere un'idea generale del progetto. I dati obbligatori sono contrassegnati da un asterisco. Qui andrai anche ad indicare i contatti del referente progetto. Inserisci sempre i suoi riferimenti diretti in modo che sia facilmente contattabile per reperire informazioni o chiarimenti sulla domanda che stai compilando. Interventi. Questo è sicuramente il quadro che richiede maggior tempo nella sua compilazione. Per inserire correttamente i dati, ricordati di avere sotto mano l'elaborato progettuale e il budget finanziario. Saranno i due documenti necessari per compilare i campi richiesti. Prima di tutto, dovrai selezionare l'intervento che desideri effettuare. Potrai selezionare uno degli interventi previsti dall'articolo 5 del bando Interventi ammissibili. Nel caso ci sia una sola tipologia di intervento previsto, il quadro è precompilato e non ne puoi aggiungere altri. Una volta selezionato l'intervento che prevedi di realizzare, devi inserire la sua localizzazione e le voci di spesa richieste. Clicca dunque su Localizzazione e indica l'unità operativa dove realizzerai il progetto. Ricorda sempre di individuarla in base a quanto previsto dall'articolo 3 del bando. Ora puoi procedere con le voci di spesa. Una volta cliccato su Aggiungi, potrai selezionare da un menu a tendina le spese ammissibili da bando. Per ogni voce dovrai completare tutti i dati richiesti nella schermata principale e in quella relativa al dettaglio. Tieni bene presente che il totale di spesa prevista per ogni voce di spesa dovrà essere uguale alla somma dei dettagli. Per i bandi più articolati ti sarà richiesto anche di indicare il cronoprogramma delle attività. Ricorda che tali dati devono corrispondere a quanto indicato nell'elaborato progettuale. Allegati. In questa sezione dovrai inserire tutti gli allegati previsti dal bando. Anzitutto leggi con attenzione l'articolo 10 del bando, dove è indicato quali documenti servono, da chi possono essere firmati e in che formato devono essere caricati. Nel quadro troverai indicati gli allegati obbligatori per tutte le domande. Con il tasto Aggiungi puoi anche inserire altri allegati oltre a quelli previsti. Una volta individuato l'elenco degli allegati, puoi procedere al loro caricamento cliccando sul tasto Allega. Dalla schermata che comparirà, puoi procedere al loro upload. Verifica le anomalie. Dopo aver compilato e confermato tutti i quadri, puoi procedere con il controllo di quanto inserito. Cliccando sul tasto Controlla, il sistema verifica automaticamente la tua domanda e riporta gli eventuali esiti negativi nel quadro Anomalie. Non spaventarti e prenditi il tempo necessario per verificarle una ad una. Potranno riguardare la mancata presenza di allegati, la mancata conferma o compilazione di alcuni quadri, il mancato rispetto degli importi massimali o la presenza di dati non congruenti. Per risolvere ogni anomalia dovrai tornare ad uno dei quadri precedenti. Ad esempio, se l'errore è il rispetto di un determinato massimale di spesa, dovrai tornare al quadro Interventi modificando la spesa richiesta e il totale dettaglio corrispondente. Man mano che modificherai o inserirai i dati nei vari quadri, cliccando nuovamente su Controlla vedrai che le anomalie spariranno. Tieni sempre sotto mano il bando per verificare il rispetto delle regole in relazione ai singoli elementi. Conferma della domanda e caricamento del modulo domanda tra gli allegati. Se non ci sono anomalie, potrai procedere cliccando Conferma della domanda nella pagina principale. A questo punto, tutti i quadri della domanda sono solamente visualizzabili e non modificabili. Solo ora potrai procedere a generare la domanda in formato PDF, cliccando Download modulo domanda nella pagina principale. È molto importante che tu faccia attenzione a non sovrascrivere, rinominare né salvare con nome il download della domanda. Semplicemente scaricala e firmala digitalmente. Tornando nel quadro Allegati, potrai procedere con l'upload del modulo della domanda firmato digitalmente dal legale rappresentante o, dove possibile, dal firmatario.
In questo momento puoi anche inserire eventuali allegati mancanti in relazione alle tipologie indicate in fase di compilazione. Presenta la tua domanda. Una volta completato il caricamento, puoi procedere con la presentazione della domanda cliccando sul tasto Presenta la domanda. La domanda di sostegno è ora presentata attraverso il sistema informativo unificato. Verrà quindi protocollata e presa in carico dalle strutture referenti del PORFESR 2014-2020.